Relatore Sella, sì, Sella. Si rimetta all'Aula il relatore 5 Stelle, contrario alla relatrice Forza Italia. Aperta la votazione. Malisani, Bolognesi, Capua. Ci siamo? Quasi. Fautilli, Daga. Daga non riesce, eccolo, a posto. Di Benedetto. È chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo all'1.100 Ruocco che chiede di intervenire. Prego, onorevole. Scusi, onorevole Ruocco, anche i gruppi Lega Nord Autonomie e Movimento 5 Stelle hanno esaurito il tempo previsto dal contingentamento per il seguito dell'esame. Essendone stata fatta richiesta e come da prassi, la Presidenza concederà un tempo aggiuntivo pari ad un terzo di quello originariamente previsto. Prego, a lei la parola, onorevole Ruocco. Grazie. Questo è un emendamento, più che un emendamento, è proprio una norma di civiltà nei confronti delle imprese, perché chiede semplicemente che a fronte dei gravissimi ritardi che il Stato impiega per pagare le imprese, si tratta di centinaia di giorni e nonostante le promesse del Premier Renzi sono ancora decine di miliardi i crediti che le imprese vantano nei confronti dello Stato e della pubblica amministrazione. Ecco, noi chiediamo con questo emendamento che perlomeno a fronte di questi interessi e di questo ritardo siano attribuiti degli interessi, perché ricordiamolo, le imprese anche sane chiudono a causa di crisi di liquidità, perché le imprese che hanno dei crediti nei